Recanatese Pineto termina con uno spettacolare 2-2 al termine di una gara godibile e giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Il Pineto torna in campo dopo ben 46 giorni di stop per Covid e ben 8 gare da recuperare. La Recanatese è reduce dal cocente pareggio subito all'ultimo minuto dal Matese nel recupero infrasettimanale ed è alla ricerca di quella vittoria che può far bene a classifica e morale. Gli ospiti si affidano a Minnozzi, unica punta, mentre tra i leopardiani Titone agisce esterno insieme a Sbaffo e Gomez. È proprio del numero 20 di casa la prima azione al terzo, ma la difesa ospite respinge. All'ottavo la gara si sblocca. Bugaro corre lungo l'auto di destra e crossa in mezzo. Minnozzi ci prova di prima intenzione ma viene respinto, ma sul secondo tentativo fa centro, facendo esultare tutta la panchina abruzzese. Due minuti dopo, gli uomini del debuttante Mister Pomante hanno la palla del raddoppio, ma Tamborriello trova Santarelli pronto alla respinta. Al dodicesimo, l'occasione ce l'hanno i padroni di casa con Raparu che batte dal limite, ma è sfortunato perché la palla incoccia il palo e torna in campo. Nella parte centrale del primo tempo si gioca per lo più a centrocampo. Al 35esimo Titone è costretto ad alzare bandiera bianca. Pagliari fa entrare Liguori che si fa subito vedere al 41esimo quando viene steso in area da Paoli. Il direttore di gara indica il dischetto sul quale si presenta Sbaffo che sceglie la battuta a cucchiaio ma il pallone è troppo lento e dà il tempo a Megeri di rialzarsi e bloccare addirittura. La pressione leopardiana si intensifica e prima del duplice fischio porta al pareggio. Lo scatenato Liguori sfonda sulla destra, crossa in mezzo dove Raparo si avventa sul pallone. Megeri è miracoloso, ma sulla respinta irrompe ancora il numero 8 che gonfia la rete per un urlo liberatorio. Nella ripresa Pagliari lascia negli spogliatoi un esausto Gomez per Donzelli. La prima occasione ce l'ha il Pineto con Tamborriello che cerca di sorprendere Santarelli con una conclusione precisa, ma l'estremo difensore di casa vola e devia in corner. Al quarto d'ora ci prova Pezzotti su punizione, ma non è fortunato. Poi, al 19esimo, Sbaffo si fa perdonare per l'errore del primo tempo. Liguori giostra lungo l'auto destro, palla al centro, area dove il numero 5 ci prova una prima volta. Poi si produce in una spettacolare rovesciata che non lascia scampo a Megeri. Il Pineto sbanda e Pezzotti su punizione mette in difficoltà il portiere che esce a vuoto senza che nessun giallorosso ne approfitti. Al 26esimo viene ristabilita la parità. Minnozzi calcia una punizione dei 25 metri con la palla che scavalca la barriera e si deposita in rete. Una prodezza balistica per il numero 17 che firma la personale doppietta. Sul 2-2 le squadre cercano di non scoprirsi. L'ultima emozione in pieno recupero quando Donzelli serve Pennacchioni che batte verso la porta, trovando ancora Megeri pronto alla respinta, ma l'assistente ha la bandierina alzata e l'arbitro fischia la punizione. Per il Pineto è un buon punto dal quale ricominciare, mentre per la Recanatese il ritorno alla vittoria è ancora rimandato. Sì, sì, dai, una buona gara con una buona squadra. Siamo stati bravi che dopo il rigore sbagliato e il palo non ci siamo demoralizzati, abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio con un gran gol di Ale. E poi c'è stata questa grande punizione di Minnozzi, però una buona gara, cioè avevamo tanti giovani in campo e questo mi fa piacere perché poi hanno risposto tutti, anche Alessandretti, gli ho voluto dare l'opportunità perché si allena sempre bene. E lo stesso Donzelli che è entrato dopo ha fatto molto bene, perciò la strada è quella giusta, è normale che ogni tanto c'è qualcosa che non va per arrivare alla vittoria, però finché c'è questo cuore, questa partecipazione, sono contento. No, giusto. Sono affrontate due squadre molto forti, dispiace perché noi all'inizio, i primi 20 minuti, eravamo partiti forti. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio, avevamo anche la possibilità di raddoppiare, però poi, giustamente dopo due mesi che non giochi, un mese e 25 giorni che non giochi, sai, perdi un po' di misura, perché un conto è fare le partite tra di noi, un conto poi giocare la domenica. Poi è normale che è uscita fuori anche la qualità della squadra avversaria, perché ci dimentichiamo contro chi giocavamo, la Recanatese per me è una squadra forte, è una squadra organizzata, perché il mister lo conoscevo bene. Però dai, tutto sommato sono contento soprattutto della reazione dei ragazzi, perché andare in vantaggio, subire il pareggio, e poi il 2-1 loro, sai, in questa situazione ci può stare pure che molli mentalmente. Invece questa squadra non mi ha sorpreso perché ero convinto del loro valore, però mi sono piaciuti.